Ciao a tutti ragazzi, sono io, Keldo Forever, e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Questo video non è pertinente allo sfondo. Ah, sto registrando alle 7. Guardate che bella giornata che c'è. Voi non vedrete niente perché c'è il flash, ma fa lo stesso. Comunque, questo, come avete già capito dal titolo, è un regalo che mi ha fatto un mio amico di un paese vicino al mio. Era un mio vecchio amico che si è trasferito là e ha cominciato la scuola là. Mi ha mandato due album di quelli a quattro spazi a pagina, davanti e dietro, di Manectric di Ex Smeraldo, quindi abbastanza vecchiotti, con dentro carte di set vecchi e alcuni di set nuovi, con dentro una carta in particolare che ho aggiunto a queste. Ah, le ho messe tutte in sleeve di Mega Rayquaza, queste, perché le carte erano tutte dentro una qua, questa perché, vabbè. E in pratica mi ha mandato due album con dentro delle carte comuni, non comuni, e alcune holo che, se volete, vi faccio un appello veloce: sono Rose Raid Holo di Diamante Perlo, non so che set, Magnezone Holo, sempre di quel set lì, Politoed Holo di uno dei set di Diamante Perla, e Kabutops Holo di Ex Specie Delta, e Raichu Holo Reverse di Ex Specie Delta. E tra quegli album c'era una carta particolare che adesso vi farò vedere, in prima edizione. Quindi direi che possiamo cominciare con le carte importanti. Sono 7 e fidatevi, le ultime 3 sono davvero OP. Cominciamo. Infatti è questo Tyranitar Rex in prima edizione ed era quella che c'era nei raccoglitori. Poi Dark Blastoise, che però ha quante? 5 pieghe, ma me l'aveva già detto, quindi non discuto. Poi Sabrina Sala Kazam, poi Victre Velolo di Jungle, Dark Charizard di Rocket. Ecco, queste sono le ultime tre, questa è la terz'ultima. Rocket Moltres, la secondul no, la penultima e l'ultima. Suicune Holo giapponese. Bellissimo, davvero davvero bellissimo. Tutte le carte sono in perfettissime condizioni tranne Dark Blastoise. Oddio, scusate, ho mosso quando non dovevo muovere. Quindi ragazzi, se questo regalo da parte del mio amico vi è piaciuto, non vi darò il nome perché ovviamente privacy, please. Avrei bisogno di un commento illustrativo. Mi dite come si fa a riconoscere le cristallino? Per piacere, ditemelo nei commenti. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete like, commentate come si fa a riconoscere le carte cristalline. Commentate se vi è piaciuto il regalo, a me tantissimo. E niente, ci vediamo ad un prossimo video, non so di cosa, ma ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi.